Brindisi, edifici abbandonati o fatiscenti, costruzioni abusive mai abbattute del tutto. L'inviata Isabella Schiavone. Arriviamo a Brindisi. Ci accoglie uno scheletro di cemento, proprio davanti ad un ospedale. Doveva essere un centro commerciale, ma la costruzione si è interrotta. Non c'erano tutte le autorizzazioni. È in abbandono da 10 anni. Fantasmi di cemento, in alcuni casi vere e proprie baraccopoli abbandonate. Qui siamo davanti al mare, a Vitri. 30 anni fa varie famiglie costruivano la loro villetta, abusiva. Case abbattute di recente dal comune, ma non del tutto. È stato trovato dell'amianto perché molti rivestimenti, molte coperture di queste baracche, ripeto, abusive, furono realizzate in Eternit. In centro città la situazione non va meglio. Qui negli anni 50 sorgeva un'area verde, il Parco delle Rimembranze, è stata cancellata per costruire il palazzo alle mie spalle, l'ex Palazzo delle Finanze. L'edificio è in abbandono da oltre 20 anni perché è pericolante. Ancora in centro, questo è uno tra i parchi cittadini più frequentati, ci sono i bambini, a fianco una scuola. Ed ecco ciò che rimane di una ASL, macerie, ringhiere mancanti, degrado. Lo stato di abbandono e di degrado di architetture come queste e tante altre della città mostrano i limiti della programmazione urbanistica cittadina e anche probabilmente una carenza di finanziamenti.